Come rendere l'occhio più aperto e più grande? Penso che la differenza si noti. Quindi, in questo tutorial oggi vediamo come applicare, come sfumare i vostri ombretti e anche come applicare il vostro mascara per ottenere un effetto di apertura dello sguardo. Quindi andate a prendere gli ombretti che avete nel vostro cassetto, preparateli di fronte a voi e guardate il tutorial che sta per arrivare, così potete provare a realizzare un make-up che apra il vostro sguardo. Spero vi sia utile, fatemi sapere come saranno andati questi tentativi di occhio da Bambi. Buona giornata, ciao amiche mie! Come applicare quindi gli ombretti per allargare il nostro sguardo? Prendete qualsiasi palette abbiate nel vostro cassetto e munitevi di un mascara. Se volete anche le matite, ma possiamo fare tutto in autonomia con gli ombretti. Ovviamente la base ha la sua importanza, quindi deve essere una base curata, soprattutto l'occhiaia abbastanza annullata e il sopracciglio molto curato, perché la definizione del sopracciglio aiuta tantissimo nell'apertura dello sguardo. Però ci concentriamo su come applicare gli ombretti e come mettere anche il mascara per avere un effetto di apertura, quindi rendere l'occhio più grande. Partite con un ombretto chiaro, io utilizzo l'all over, voi utilizzate tutto quello che volete, ma cercate di farlo con un colore opaco, infatti utilizzo il color panna. Lo applicate in maniera omogenea su tutta quanta la palpebra, perché un effetto importante nel concetto di apertura dello sguardo è quello di dare luce, ma con un perlato andremo a dare un effetto di rifrangenza troppo importante. Quindi partiamo rendendo chiara, luminosa e aperta tutta la palpebra mobile e fissa con un ombretto opaco. Io ho messo un primer sugli occhi, voi potreste mettere o il primer o un correttore tirato. Fate attenzione se avete l'occhio leggermente gonfio, perché in questa fase vi potreste spaventare. Per quale motivo? Perché il chiaro sappiamo che tira fuori. Quindi, se andate a mettere un ombretto chiaro su una palpebra che è già gonfia, la vedrete ancora più pronunciata. Se avete dei gonfiori molto importanti su quelle parti, evitate, altrimenti non vi preoccupate perché con le ombreggiature che andremo a dare dopo, questo effetto poi non si noterà più. Quindi, ora, o con lo stesso ombretto panna oppure una matita color burro, andate ad annullare la rima inferiore, passando quindi o la matita nell'interno dell'occhio oppure passando questo tipo di ombretto panna opaco tra tutte le ciglia inferiori, un po' dentro e un po' fuori. Non deve essere un bianco gesso, altrimenti si vedrà l'effetto artefatto. Non deve essere troppo brillante. Se volete renderlo leggermente satinato, potete andare con l'illuminante. Ma vado proprio ad annullare la rima inferiore. A parte il fatto che annullando la rima inferiore, l'occhio già sale. Quindi non si ingrandisce del tutto, ma sale, guardate rispetto a questo, perché non percepite più l'ombreggiatura inferiore. Ma noi in questo momento ci serve annullarla per ricrearla più bassa e quindi dare un effetto più aperto dello sguardo. Infatti, adesso procederò con la scolpitura. Ora sono andata ad illuminare e ad annullare quello che già c'è, quindi ho creato un foglio bianco. Adesso posso partire o con una cosa molto tranquilla, perché potreste farlo anche con toni naturali, quindi prendo anche una terra e creo più in basso, vedete sotto la fine della palpebra mobile inferiore, che sarebbe il gonfiore sottostante, un'ombreggiatura che percettivamente va ad allargare lo sguardo e arrivo fino alla fine. Poi posso andarla a scurire, ma partite un po' per volta. Stesso discorso, prendo sempre o la terra, un ombretto neutro, un ombretto tortora, quello che volete, possibilmente opaco, e andate a creare, dove termina la vostra piega palpebrale, questo taglio verso fuori, quasi una cat crease, ma in maniera molto delicata. Adesso, come andrò ad intervenire su queste linee guida che ho creato? Al di sotto della linea prendo in questo caso un illuminante, sempre per rimanere delicata, ma schiarendo un po' di più, e do luce alla parte sottostante, andando anche leggermente ad illuminare la congiuntiva interna verso il naso.
Poi prendo un pennello da sfumatura, a questo punto possiamo anche salire di colorazione, prendo un marrone e da qui inizio a sfumare al di sopra andando un pochino verso il centro dell'occhio, quindi andando a creare tridimensionalità nel centro, alzando la mia sfumatura in modo circolare al di sopra dell'iride, quindi sopra l'iride immaginate di andare a creare questa sfumatura a mo' di tergicristallo e qui andate verso la tempia. Poi con un pennellino da sfumatura prendo lo stesso marrone e soltanto però nella parte esterna, perché come vedete qui si va a stondare e diventa più grande. Ora dobbiamo dare delle bordature perché avendo annullato l'occhio non ha carattere intorno alla rima. O con una matita o con un ombretto scuro, volendo anche nero, andate ad accentuare la rima superiore senza sbordare. Quindi non faremo l'effetto eyeliner, ma sarà un effetto riempitivo di tutta la rima, anche leggermente sfumato, quindi morbido, che terminerà dove terminano le ciglia, quindi non andate troppo fuori. Questo effetto è bello anche se lo sfumate in colorazione, quindi io sopra il nero vado con un marrone leggerissimamente sopra, quindi quel millimetrino al di sopra della riga nera che ho tracciato, per creare questo effetto di riga sfumata molto soft che allarga perché vedete fa l'effetto di un arco. Mascara applicato in un modo leggermente diverso perché dovrete concentrarvi non negli angoli, ma nel centro, vale a dire la maggiore distribuzione di pasta del mascara dovrà essere al di sopra dell'iride. Quindi sì, apro tutto il ventaglio, apro le esterne e le interne, ma mi concentro nel dare molto più spessore alle ciglia nella parte centrale e le spingo verso su. La stessa cosa l'andrò a fare in basso, cioè andrò a mettere mascara anche nella rima inferiore. Però qui, se volete, potete prendere un po' di illuminante prima di applicare il mascara ed andare solo qui nel centro per dare un effetto di apertura al di sotto dell'iride, perché sarà qui che concentreremo anche un po' di mascara. Queste due cose insieme, cioè il mascara sotto e il centro più chiaro, luminoso, faranno aprire l'occhio ancora di più. Fate attenzione soltanto a non macchiarvi sotto, quindi scaricate bene lo scovolino del mascara e una seconda passata sopra, ci sta. Ed ecco la differenza, guardate quest'occhio come rimane, comunque molto fine, molto elegante, ma tanto più grande. Se vi piace un effetto di occhio da bambola o occhio Bambi, questi accorgimenti potrebbero fare la differenza. Quindi io vado a farmelo anche di là. Andate a prendere le vostre palette, provate ad applicare gli ombretti in questo modo, ad applicare il mascara in questo modo e fatemi sapere come è venuto il risultato. Buona giornata, ciao amiche mie!